Massimo Giletti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia. Il giornalista ha raccontato di essersi recato almeno 30 volte a Lourdes. Ci vado per mantenere un equilibrio interiore. Ha parlato, poi, del suo rapporto con le donne. Attualmente è single. Ecco il motivo per il quale non riesce a trovare l'altra metà della mela. Ho sempre fatto molta fatica ad accettare la rinuncia. È onesto confessare che probabilmente non sono in grado di dare, come richiede l'amore. Il mio problema è la continuità, la durata di una relazione. Finita la passione iniziale, spengo l'amore. Mia madre, poco tempo fa, mi ha detto: ormai, penso che dovrò trovarti una badante. Nei giorni scorsi, si è parlato di un suo probabile passaggio a Mediaset. L'addio alla Rai, però, per il momento sembra essere escluso. Da bambino, Giletti non sognava affatto di fare il giornalista, ma il pompiere o l'astronauta. Del primo mestiere amava la divisa, del secondo invece ne subiva semplicemente il fascino. Poi ha scoperto il giornalismo. Questo mio cercare le cose difficili e volere ogni volta di più mi accompagna da sempre. Nel corso della sua carriera dice di non essere mai sceso a compromessi, perché il potere in Italia è ancora maschile e dunque quelli, purtroppo, appartengono di più al mondo femminile. Infine, ha parlato delle volte in cui ha affrontato tematiche scomode. Il problema è che far rispettare le regole ti rende antipatico. Io, però, non mollo mai. Sono indipendente politicamente e questa mia peculiarità è certamente anomala. La pago. Chi se ne frega.